Buonasera, in questa puntata parleremo dello Spirito Santo. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. E comincia così, il terzo articolo della professione di fede comune a tutte le grandi chiese cristiane. La fede nello Spirito Santo è uno dei punti di comunione più, forti che ci sono tutt'oggi tra le chiese separate. Tuttavia, quando dobbiamo dire, spiegare, cosa significhi propriamente questa professione di fede, credo nello Spirito Santo, diventiamo tutti, come ha detto un teologo del secolo scorso, Walter Kasper, ancora vivente, diventiamo tutti balbuzienti. Abbiamo difficoltà a spiegarlo. E a questo proposito, qualcuno ha detto che lo Spirito Santo è un po' il grande sconosciuto della fede cristiana. I cristiani ne hanno sentito parlare, sanno più o meno cosa chi è, ma non saprebbero dirlo veramente, spiegarlo veramente. E parlare dello Spirito Santo quindi è particolarmente difficile, perché mentre il Figlio, la seconda persona della Trinità divina, ha assunto un volto in Gesù di Nazareth, lo Spirito Santo in qualche modo è un qualcuno che non ha un volto preciso. Non a caso le scritture lo paragonano al vento. Il vento lo senti, ma non lo vedi, soffia dove vuole e non sai mai da dove viene e dove va. Per parlare dello Spirito Santo bisogna quindi partire dagli effetti dello Spirito, dalla sua azione nella storia della salvezza e cercare così di dire anche qualcosa sulla sua essenza. La scrittura, tra l'altro, ci documenta quali sono gli effetti dello Spirito Santo nella storia della salvezza, non solo la scrittura, ma anche la tradizione che interpreta le sacre scritture. Nella Bibbia l'azione dello Spirito è descritta, con molte immagini e concetti. Lo Spirito viene paragonato all'aria, viene paragonato al respiro, al vento, ma anche al fuoco, al crisma, cioè all'olio, e al sigillo. Ma forse l'immagine più importante è quella dello Spirito come dono. Lo troviamo per esempio negli Atti degli Apostoli, lo Spirito Santo come dono dell'amore di Dio. È dono perché è dono dell'amore di Dio riversato nei nostri cuori. Questa sovrabbondanza dell'amore di Dio la vediamo appunto manifestata in moltissimi ambiti, secondo le scritture. Innanzitutto nelle meraviglie della creazione, e questo lo possiamo constatare anche noi, quando appunto ci mettiamo a contemplare lo spettacolo della natura, della creazione, tutto ci balza agli occhi, di fronte agli occhi, come un qualcosa di meraviglioso. La natura contiene in sé delle ricchezze, delle potenzialità, una varietà infinita di modalità in cui la vita si esprime, che non può non suscitare la nostra meraviglia. Ecco, per le sacre scritture, diciamo, questa vita che noi vediamo intorno a noi, è opera dello Spirito. È opera dello Spirito, per cui lo Spirito è descritto come una potenza vitale che desta stupore e meraviglia. Questa potenza vitale però, secondo la Bibbia, non è intrinseca alla natura. Questa potenza vitale appartiene a Dio, viene da Dio ed è da Dio donata alla natura e all'uomo. Quindi è potenza non della natura, ma potenza di Dio lo Spirito. E se Dio la ritirasse, la natura morirebbe. Dice il Salmo 104, se nascondi il tuo volto, gli esseri vengono meno. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Viceversa, mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Nella Bibbia, inoltre, lo spirito non è soltanto potenza vitale, ma è anche sapienza creatrice. È una forza intelligente. È una forza intelligente che crea, sostiene, guida e governa tutto. E in questo senso è una sapienza divina, molto superiore a qualunque sapienza umana. E infatti nel libro della Genesi lo Spirito di Dio soffiava fin dall'inizio della creazione sulle acque primordiali.
Ma nel Credo si dice anche che lo Spirito Santo ha parlato per mezzo dei profeti. Ciò significa che lo Spirito è anche potenza e sapienza storica di Dio. Mediante lo Spirito Dio interviene nella storia dell'uomo per guidarla al suo compimento. E in effetti, nella Sacra Scrittura, vediamo che lo Spirito suscita dei singoli uomini dotati, di un carisma, appunto, di un dono particolare, e li rende capaci di cose straordinarie. Lo Spirito ispira questi uomini. Penso a Mosè, a Giosuè, ai giudici, a Saul e a Davide, e la lista potrebbe continuare per molto. Ispira questi uomini che devono ammonire, insegnare, difendere e guidare il suo popolo verso la salvezza. Ma la pienezza dello Spirito, secondo la Bibbia, la porterà il Messia atteso da Israele. Secondo la profezia di Isaia, sarà portatore dello Spirito di Dio, che trasformerà il deserto dell'umanità in un giardino, in un paradiso, instaurando la giustizia e la pace. E questa trasformazione ovviamente non sarà una trasformazione violenta, ma sarà una trasformazione pacifica, perché partirà proprio dal cuore, dell'uomo. I cristiani vedono in Gesù Cristo il Messia, per cui appunto il compimento delle profezie di Isaia e di tutti i profeti concernenti lo Spirito si realizzano nella figura, nella persona di Gesù Cristo. D'altra parte, appunto, gli evangelisti ci mostrano subito, all'inizio della missione pubblica di Gesù, ci mostrano subito l'episodio del battesimo di Gesù al Giordano. E cosa succede nell'episodio del battesimo? È lo Spirito che scende, appunto, su Gesù Cristo. Questo ci dice che con Gesù il tempo della salvezza è arrivato. Però Gesù appunto ha semplicemente cominciato, ha dato inizio a questo compimento della salvezza, compimento che dopo la sua morte e resurrezione viene proseguito appunto attraverso il dono diretto dello Spirito Santo, ed è lo Spirito Santo che si manifesta allora, secondo le scritture, nell'attività missionaria, ma non solo missionaria, anche nella vita della comunità, della comunità appunto della Chiesa nascente. È la Chiesa, in un certo senso, assistita dallo Spirito, che porta a compimento la missione, appunto, salvifica di Gesù Cristo e instaura il regno di Dio, instaura il regno di Dio. In San Paolo lo Spirito è ciò che trasforma interiormente il cristiano e lo rende capace di compiere in modo straordinario ciò che invece è ordinario. Si manifesta nel singolo credente quando si lascia guidare dallo Spirito e non dalle passioni della carne, quindi non dall'egoismo naturale. E quindi il credente, lasciandosi guidare dallo Spirito, porta dei frutti spirituali che sono, secondo Paolo, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, eccetera. Ora anche noi credenti possiamo fare esperienza delle tracce dello Spirito nella nostra vita. Prima di tutto negli eventi, nelle circostanze, negli incontri anche meno appariscenti che costellano la nostra vita e segnano per così dire le svolte che la nostra vita ha preso in determinati momenti. Noi possiamo ravvisare in questi momenti, possiamo ravvisare che questi momenti non sono casuali, che in questi momenti è stato all'opera un qualcosa o un qualcuno, appunto lo Spirito per un credente, che ha per così dire guidato la nostra vita in una certa direzione e non in un'altra. Ma lo possiamo anche vedere all'opera lo Spirito nella storia dell'umanità, perché lo Spirito guida ancora, orienta, conduce la storia degli uomini, dell'umanità, non soltanto la vita della Chiesa e la storia della Chiesa, ma la storia di tutta l'umanità. Questo l'ha affermato chiaramente, con forza, il Concilio Ecumenico Vaticano II. Lo Spirito non soffia soltanto nella Chiesa, ma soffia anche fuori della Chiesa. E quindi laddove vediamo che l'umanità spinge verso una redenzione, verso forme, di giustizia, dove l'umanità lotta contro lo sfruttamento, contro l'oppressione, contro le disuguaglianze, dove gli uomini cercano di superare il loro egoismo, le loro divisioni, cercano di instaurare una società nuova, diversa,
Lì è all'opera lo Spirito, anche se confessionalmente quella parte di umanità non si riconosce nel cristianesimo, ma lì è all'opera lo Spirito per un credente. Ma il dono più grande che lo Spirito può dare alla vita, del credente è l'amicizia di Dio. Abbiamo detto inizialmente che secondo, le Scritture lo Spirito è il dono di Dio, il dono dell'amore di Dio riversato nei nostri cuori. Quindi l'amicizia di Dio. D'altra parte l'uomo non si realizza e non può realizzarsi completamente come persona se non quando viene accolto da un'altra persona. Ma nessuna persona può accogliere e riconoscere integralmente un altro essere umano se non Dio. Un amore così assoluto può darglielo soltanto Dio. E Dio glielo dà soltanto quando lo accoglie nella sua amicizia e lo fa partecipare alla sua comunione divina. Questa partecipazione alla comunione divina, che è appunto donata all'uomo, da Dio, dal Padre, ci viene donata appunto attraverso lo Spirito. Ed è attraverso lo Spirito che noi diventiamo figli e figlie di Dio. È attraverso lo Spirito che noi, troviamo il coraggio, l'audacia, ma anche la fiducia, la confidenza. Per chiamare Dio Padre, Abba, come lo chiamava appunto Gesù, bambino, con questa confidenza. Ed è lo Spirito che ci rende anche capaci di accogliere l'amore di Dio in noi e di accogliere anche tutti gli altri fratelli nella comunione di amore alla quale noi stessi partecipiamo. Quindi, utilizzando un'altra terminologia, possiamo dire che lo Spirito opera sostanzialmente una duplice apertura nel cuore dell'uomo. L'apertura del cuore dell'uomo a Dio, che si esprime principalmente attraverso la preghiera, questa intimità filiale che abbiamo nei confronti del Padre, e l'apertura del cuore dell'uomo al nostro prossimo. Ed è proprio l'amore per Dio e l'amore per il prossimo quello in cui consiste tutta la libertà del cristiano, l'essere libero, liberato da se stesso, dal proprio egoismo, per poter amare Dio e il prossimo. E questa libertà la realizza soltanto l'azione dello Spirito Santo, che è stato riversato su di noi, in noi, attraverso il battesimo. Come credenti, appunto, come cristiani, abbiamo ricevuto questo germe di vita che è lo Spirito, che deve crescere, attraverso, appunto, il battesimo. Quindi lo Spirito ci fa comprendere chi è Dio. Per grazia dello Spirito Santo noi riconosciamo Dio per quello che è, Dio come Padre, infinitamente sopra di noi, Dio come Figlio, cioè in mezzo a noi, e Dio come Spirito che abita in noi. Lo Spirito, si manifesta non soltanto però nei momenti felici, nei momenti di gioia, nei momenti di fraternità e di apertura, perché la vita è fatta anche di sofferenza, è fatta anche di dolore, è fatta anche di ingiustizie che si subiscono. E anche nella sofferenza, nella persecuzione dell'ingiustizia, possiamo vedere all'opera lo Spirito, perché è lo Spirito che a un cristiano, a un credente, dà la forza, la perseveranza e il coraggio di affrontare, appunto, in modo intrepido, coerente, e di dare, appunto, dare esempio fino alla testimonianza suprema, appunto, fino addirittura al martirio, ci dà la forza, appunto, anche del soffrire e del morire. Abbiamo detto appunto che lo Spirito non si manifesta soltanto nella Chiesa, ma in particolare sì, si manifesta nella Chiesa, perché la Chiesa è il luogo per eccellenza della manifestazione dello Spirito. La Chiesa è il segno e lo strumento per eccellenza dello Spirito Santo. Lo è attraverso l'annuncio della parola, attraverso i sacramenti e lo è attraverso la vita, la fraternità dei, fedeli che la compongono. E a questo scopo lo Spirito suscita continuamente ministeri e carismi, rinnova continuamente la Chiesa, la ringiovanisce, la mantiene nell'unità, le addita sempre nuovi ambiti di missione e soprattutto la spinge a leggere, le insegna a leggere i segni dei tempi, di cui ha parlato appunto in modo molto forte il nostro, ultimo Concilio Vaticano II. Cioè i modi e i luoghi in cui lo Spirito che dà la vita si manifesta e chiede alla Chiesa di seguirlo. Soltanto una Chiesa che si lascia guidare dallo Spirito può essere veramente la Chiesa come Dio, come Cristo l'ha voluta. Altrimenti sarà una valida organizzazione,
importante e influente anche dal punto di vista politico, ma non sarà mai la Chiesa di Gesù Cristo. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima domenica.